Benissimo, allora ho fatto correre il disclaimer, lo tolgo. Buongiorno a tutti, ben arrivati a questa live di tramezzo. Allora, questo live serve più che altro perché ho gli ultimi 8 minuti prima dei dati macro delle 14:30. Siccome sono comunque l'ultima parte del venerdì, sono ancora praticamente aspetto, visto che ho guardato l'orologio, ho detto che tra 8 minuti ho i dati macro, me li guardo e perché no me li guardo anche assieme a voi. Quindi allora un attimino che sistemo anche il calendario, anche se è una cosa che non mi interessa più di tanto, no? Perché non c'è, che non è che guardo più che altro l'esito del dato, a me interessa capire nel momento in cui esce il dato, quindi tra 6 minuti, se c'è qualcosa da fare, se praticamente se il dato è positivo o negativo per il dollaro, a me non interessa più di tanto, mi interessa l'orario. Quindi 14:30 ho detto ok, sai cosa, tanto sono comunque ancora un po' al computer, rimarrò ancora praticamente 7-8 minuti fino all'esito del dato e poi me ne vado. Quindi ho avviato questa live. Avete visto che ho messo in chat una lettura dell'USD Yen, che è una copia che io non trado spesso, veramente non la trado quasi mai, perché se trado euro dollaro preferisco rimanere sull'euro dollaro, che è più leggibile. Chiaro, nella coppia USD Yen abbiamo una correlazione inversa per quanto riguarda il per quanto riguarda la correlazione praticamente. Quindi mi mantengo sull'euro dollaro, ogni tanto do un'occhiata sul dollaro yen, se proprio trovo una competenza tra i due o comunque un'efficienza che il dollaro yen è posizionato ribassista o rialzista, allora posso tradare molto più volentieri la coppia dell'euro dollaro. Ok, un attimo che guardo che cosa c'è, questa cosa cos'è, questo anche bello, allora molto bello, la guardo bene. Dov'è? Cos'è? Bellissimo. Ok, me la guardo con calma, un attimo che scrivo anche a sono live, vedi un chat. Ok, quindi ok, adesso abbiamo qui davanti noi il grafico del minuto dell'euro dollaro, che quindi è quello che mi interessa sull'espansione. Io ho venduto qualcosina di euro dollaro in queste zone qui, siamo sopra la 48 su H4, però siamo sotto la media a 192, quindi non mi meraviglierei un ritorno ribassista, anche se su su H4, partendo qui una distribuzione diventata ribassista, potrebbe essere un'anomalia e ripartire di nuovo un'altra distribuzione H1. Quindi è un po' strana, diciamo, questa mia entrata short, ormai l'ho fatta, quindi devo gestirmela. E vi ripeto, non è che io abbia una sfera di cristallo e le indovino tutte precise, magari. Quindi anch'io ho bisogno di una gestione del rischio rendimento o comunque del money management, che poi è una cosa talmente soggettiva che non riporto mai nei miei webinar, perché non mi interessa
cioè, mi interessa, certo, però non sarebbe giusto farla perché tanto ognuno opera a modo suo, ognuno opera in base al proprio capitale, al proprio conto, quindi non è che sia tanto chiara se io dico rivelo una mia strategia basata sul mio conto e poi invece non ha niente a che vedere se uno spara una posizione da un lotto su un conto da 1000 euro, uguale quale sia la gestione è sbagliata, quindi preferisco non farlo proprio. Infatti, se notate, non è che ci sia tanto che parla di gestione del rischio, rendimento o money management, proprio perché è talmente astratta questa cosa che io preferisco non farla perché è un obiettivo che ognuno deve raggiungere da sé. Proprio per quello, non è che io mi metto un disco dei Pink Floyd e magari qualcun altro piace un disco di, che ne so io, di musica classica. Ognuno ha la sua, anche in questo caso, preferenza. Scusate, ho fatto un esempio un po' astratto, ma è così. Allora, noi abbiamo qui un euro-dollaro sull'H4, che vi ripeto, potrebbe essere anche una falsa, questo è un ciclo singolo, oppure il ciclo 1 è diventato ribassista, e quindi il ciclo 2 è anche ribassista, e adesso siamo nel ciclo 3, che potrebbe essere veramente l'analisi giusta, questa qui. Quindi abbiamo qui un ciclo 1 finito qui. Qui abbiamo un ciclo 2 che finisce qui e quindi siamo in un 3. Posso anche spostarmi qua, non cambia più di tanto, quindi abbiamo un po' più di regolarità dei cicli. Allora, 1 di frattalità, diciamo, dei cicli, quindi abbiamo un 1 e un 2. Prendiamo questo che così non occorre che lo riscrivo, prendiamo questo, lo copio e via. Quindi 2. Questo potrebbe essere, tolgo tutte le analisi precedenti. Abbiamo qui poi una distribuzione. Questa qui non ci interessa più perché è vecchia, via, la cancelliamo, facciamo le parti di prima, quindi non c'entra, tolgo, 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 metto, 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 questo è un 1 che logicamente è un po' granduccio, lo mettiamo più piccolino. Ok, 1, 2, quindi adesso siamo in un 3 che è partito adesso, quindi questo potrebbe essere l'H1, quindi sebbene essendo in un ciclo 3, il ciclo 3 fa quello che vuole, sta ripartendo e così via. Mancano 2 minuti del cambio dell'ora, qui abbiamo una ripartenza di un ciclo 3, quindi chiaro che qui, se è giusta l'analisi che ho su H4, scusate, avevo detto H1 probabilmente, H4, qui, se mi parte qui un ciclo 3, qui esattamente, dovrei partirmi su H1 un ciclo 1. Ahimè, è un po' strano perché la distribuzione è così, però mantengo per il momento questa analisi, vediamo cosa succede, perché un ciclo 1 è comunque confermato dall'andamento sopra la media 48 o comunque toccare la 48, potrebbe essere partito e vediamo cosa succede. Quindi abbiamo un 1, un 2 che poi diventa ribassista, mi riparte così un po' di lateralità. Questo potrebbe essere un ciclo 1 che poi diventa con un 2 ribassista. Quindi partendo qui un ciclo 1, dovrei andare a vedere che cosa è successo qui. Qui partirebbe il ciclo 1 che ci sta anche, però diventerebbe ribassista e quindi avere qui un 1 qui. Un 2 qui, vedete che è un po' tutto sballato perché è chiaro che va in laterale, quindi non c'è tanto. Rimettiamoci su H1, sull'M1 e vediamo che cosa succede con il cambio. Il cambio è partito a rialzo. Attenzione, è partito a rialzo, vediamo l'espansione che cosa dice, se c'è qualcosa di possibile alternativa. Ecco qui, sta scendendo. Allora, un attimino solo che vediamo di ripulire operatività, vediamo che non faccia scherzetti, non so come sono usciti i dati, boh, non lo so, non mi interessa. Ok, vai, dai, 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 che sta facendo quello che deve fare. Vediamo di le espansioni sono un po' terribili perché potrebbe ritornare su del tutto. Abbiamo un indice 2,9 al posto di 3 previsione, negativo per il dollaro, negativo per il dollaro, dovrebbe scendere il dollaro, 6 l'euro, poi abbiamo qualcosa di positivo, ma non è di tanto impatto. Quindi cerchiamo di liberare qualcosina perché non voglio avere margini bassi. Il dollaro CAD/Yen sta salendo, l'USD Yen che ce l'ho qui a portata di mano sta salendo, quindi attenzione, vorrei vedere l'euro dollaro crollare ulteriormente, quindi continuerebbe lo short di ieri. Ok, ci siamo. Dai, scendi, 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 fammi una bella spike. Comunque, ha fatto la sua espansione di 18 pips con un minuto. Insomma, non è neanche male. Sto cercando di tornare su, vediamo se
mi ritesti il 38,2, quindi da qui dove c'è qualcosa che ha spinto di nuovo rialzista, vediamo se mi ritesta il 50% e io comunque incomincio a portare a casa qualcosina, così tolgo operazioni che oggi ho cliccato un attimino un po' troppo presto e un po' troppo grande, lo ammetto, ma va bene così. Chi non risica non rosica e questa è la speculazione. Vai che adesso una operazione mi va in positivo. Che stress, ragazzi. Dai, torna giù. Siamo, abbiamo un dollaro yen che comunque dalle analisi che ho fatto è un po' contrastato. Allora, facciamo un ciclo 1, quindi potrebbe partire un ciclo 2. Se mi parte a rialzo, se qui mi parte un ciclo 2, dai, dammi questa qui. Allora cosa succede? Mi parte un ciclo 2 e mi fai un nuovo massimo rispetto al ciclo 1. Quindi abbiamo ancora la situazione anche con ordine di metodo fascia rialzista. Vedete che c'è anche la linea del metodo fascia qui, quindi sarebbe un segnale long, fascia long, e quindi avrei un dollaro yen, un euro dollaro ribassista. Anche su H4 abbiamo lo stesso ordine long di metodo fascia. Quindi lasciamolo sul 5 minuti, vediamo se fa continua la sua salita e nel frattempo noi torniamo sui cicli del euro dollaro, che è quello che ci piace un po' di più, almeno a me piace un po' di più. Infatti abbiamo una situazione ribassista, io direi che qualcosina incomincio a portarla a casa. Vediamo dove è il pivot. Sul 50%. In questi casi, essendo entrato un po' pesantuccio, vorrei eliminare il prima possibile per evitare espansione. Siamo di 14,33. Dopo, magari alle 15,16 riparte qualcosa di grosso e io non voglio stare a mercato. Quindi attenzione, la settimana è andata bene, abbastanza bene. C'è un po' di floating, un po' di flottante aperto, ma tutto controllato. Dai, un attimo strappo, ultimo strappo e poi chiudo. Dai, 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 che ce la fai. Altro strappo, dai, dai, dai. Deve andare a rompere ancora, abbiamo il 50% vicino, ma io non tengo la botta e vai, una l'ho chiusa, non importa, speculazione, ritorniamo un po' sui margini buoni, 50% è il target comunque, vediamo se riusciamo a stringere e stare tranquilli senza avere rotture di scatole. Ah, anche qui c'è anche qualcosa di positivo, ragazzi. Zac. Dimenticato, attenzione, ci siamo comunque Leonardo, visto che sei entrato anche nella live, ci siamo? Oh, qui devo rispondere, metto un attimo in pausa il microfono. Grande, grande, siamo in, cioè praticamente questo, io, una cosa che si rivela sempre che gli assicuratori sono sempre quelli che chiamano nei momenti più impensati. Infatti ho chiamato adesso un assicuratore, io spero che tra di voi non ci sia nessuno che fa l'assicuratore, ma è una nomina che si sono fatti perché logicamente non è tanto. Oh, cos'è? Mi è partito un video sulla finanza, analisi tecnica, cosa c'è? Allora, bene, bene, bene. Ok, un attimino solo che vediamo di chiudere anche l'ultimo trade. È a 1.08.54. State seguendo la chat, il conto Academy? Chi è che sta seguendo la chat Academy? Quindi notate come, uguale quale sia l'esito del dato, i cicli fanno quello che devono fare. Uguale quale sia l'esito del dato, i cicli fanno quello che devono fare, è un dato di fatto. Allora, un attimino che qui anche controlliamo un attimino se. Perfetto, è stato processato il mio ritiro. Anche se lo faccio il lunedì, ma ultimamente c'è poco tempo. Allora, abbiamo un'operazione, un'altra ulteriore operazione che potrebbe andare in positivo tra pochettino. Mi dispiace che ho chiuso già un 1.020 del conto Academy un po' troppo presto, ma ragazzi, io devo anche mantenere
ragazze, devo anche mantenere un po', diciamo, salvarmi la faccia, dico la verità, devo tenere un attimino il conto con un margine un po' alto. Oggi ho spinto un attimino troppo e non mi piaceva l'idea. Quindi oggi è anche venerdì, quindi ho anche l'automatismo del mio pensiero, mi dice, tira le somme, questa settimana è andata abbastanza bene, quindi chi se ne frega, poteva andare meglio, poteva andare anche peggio, quindi andiamo a vedere come è andata questa settimana. Questa settimana, dov'è questa settimana? No, adesso ho visto, non avevo visto, ultimo mese, no, l'ultima settimana. Bene, questa è la settimana. Oh, così tanto è stata questa settimana qui. Cavolo, non è andata male. Guardate, questo è un conto piccolino. 113, attenzione che, ok, quindi ho 113 guadagnati, ho un margine che fa schifo, ho 131 aperti, volendo potrei chiudere la settimana comunque così, ma chiaro che non è ancora il motivo, quindi avendo 113 con posizioni abbastanza tranquille, a parte una, due, ed è questa qui chiusa adesso, dov'è quella 0,20 chiusa adesso? Questa qui chiusa adesso, la mettiamo per orario, quella chiusa adesso avrebbe guadagnato di più, ma preferisco chiudere. Le altre sono tutte andate, anche questa bellissima ieri è andata take profit, quindi va bene che sia anche così. Ok, poi magari questa sera riesco a arrotondare ancora di più con una 0,20 ancora aperta, eccola qui, una 0,20 qui aperta, che adesso è in perdita di pochi pips, abbiamo il pivot di mezzo, e anche, devi la verità, l'entrata sul pivot era quella che mi aspettavo, che dal pivot, essendo sul 50%, mi aspettavo la parte ribassista. Magari, come dico, come ho scritto più volte, come ho scritto anche oggi nel video di oggi, il timing non era proprio quello preciso. Non è sempre preciso il timing di entrata, magari era da aspettare un attimino, ma forse traslando il pezzo di grafico durante i dati non fa e i dati macroeconomici delle 14:30, avrei fatto il trade magari preferibilmente adesso sul dato. Ma ragazzi, col senno di poi, tutti quanti allenatori davanti alla televisione quando il calciatore sbaglia il gol. Ok? Quindi io direi, come piccolo live così veloce di spiegazione e anche di aver destriccato la situazione sui dati, volendo adesso una copertura da 0,20 ci starebbe, ma non mi interessa perché, ok, il margine è quello che è, non è tantissimo, potrebbe andare anche un po' in perdita, per lasciamola stare, ormai è venerdì. Abbiamo visto che il dollaro yen, adesso lo riprendo, il dollaro yen così lo riguardiamo di nuovo, il dollaro yen sta cercando di fare la sua salita e quindi anche su H1, M5, H1 probabilmente siamo in un ciclo 2, quindi caro Leonardo che mi hai dato, diciamo, l'input di rispondere alla tua richiesta, che era una delle penultime, perché ce n'è ancora una o due che rispondo tra poco e poi stacco tutto, ho detto già che ti rispondo, la faccio direttamente in chat che può servire a tutti. Infatti, l'analisi del dollaro yen non è assolutamente facile, non è stata facile, ma non perché non siamo bravi, è proprio perché è un cross che non è che risponda tanto a una rottura regolare dei cicli. Questo, per esempio, è il Max Chaos. Adesso, questo dovrebbe essere il Max Chaos, sta dando la conferma, quindi potrebbe farmi o un secondo Max Chaos perché siamo nel ciclo 3, oppure incominciare la sua discesa. Se incomincia la sua discesa, incomincia poi l'euro dollaro a risalire. Ok? Quindi manteniamo ancora la calma, vediamo cosa succede. Ok? Va bene così? Anche se oggi è venerdì e l'operazione da 0,20 dell'euro dollaro fatta nel conto Academy, ritengo poi questa sera di chiuderla a meno 30, meno 40, meno 50, io ho un incasso di un 113, quindi posso chiudere comunque la settimana in positivo. E questo fa parte del money management personale. Se devo veramente dire, ok, sai, potevo andarmi peggio, meglio che chiudo così, mi tolgo 0,20. Però in base all'analisi direi che ancora non vedo il motivo di chiudere. Infatti, vedete i livelli di 38 e 2 come sta rispondendo. Siamo sotto la 48 sull'M1, siamo sulla 48 su H1, e siamo sotto la 48 su H4, nonché su H4 per 4, quindi H16, siamo sotto la media 192. Quindi basandomi sulla media 192, che mi aspetto che un ciclo 4 H16
sia alquanto ribassista, anche se abbiamo un 3 che è stato rialzista, abbiamo un 4 che è partito rialzista, potrebbe continuare a entrare nel canale e farmi nuovi minimi, quindi arrivare su una zona di pullback che potrebbe essere questa, 1,0750. Ok? Un 1,0750 per la giornata di oggi, arrivare fino a qui è 100 pips, lo trovo un po' troppo avventato come analisi, ma direi che ritornare da dove è ripartito, quindi ritornare dal punto di pivot qui in basso, potrebbe anche essere possibile. Direi che io trado a vista, quando lo vedo in positivo lo chiudo, quindi non metto take profit. Grazie a tutti della partecipazione, spero che vi abbia fatto piacere che di venerdì così all'improvviso ho trovato il tempo per buttarmi su una live. Ho detto intanto me lo guardo tranquillo, visto che lo guardo tranquillo, lo guardo assieme a voi. Abbiamo visto un po' di adrenalina sul dato e io. Non resta da me, non resta altro che augurarvi un sereno weekend. Sentite che ho la voce molto più limpida che alla mattina. La mattina purtroppo ho sempre questo problema di asma e respirazione, quindi nei webinar purtroppo è così, non possiamo farci altro. Ok? Grazie a tutti, sereno weekend, state attenti, sempre occhi aperti e se avete la possibilità, avete visto, io per esempio ho chiuso con poco guadagno l'euro-dollaro, perché magari potevo guadagnare questi 5, 6, 10 pips in più, ma ho preferito togliere una 0,20 che pesa molto sul margine. Adesso siamo qui, è tornato su, in effetti potrei anche rifarla, ma non la faccio più perché oggi è venerdì. Quindi attendo un euro-dollaro con una candela daily che siamo fuori dalla congestione. Questa non ve l'ho neanche fatta vedere, vedete, mi dimentico anche delle cose. Allora, la congestione, vediamo se riesco a beccarmi il Fibonacci. Eccolo qui, cancelliamo. Allora, la congestione dell'euro dollaro che va da questo, la mettiamo un po' più grossa, a questo. Questa congestione qui, il prezzo da qui è rimasto dentro in congestione per 3-4 candele, 4 candele, quindi dopo 3 è in congestione, la quarta mi rompe e fa la prima falsa rottura, torna dentro il grafico, cerca di andare su, zona di resistenza, questa qui, fatti dei corpi. Arriva poi a scendere di nuovo sotto, questa dei corpi, ma magari si è spostato un attimino, era questa, scende di nuovo sotto, fa la seconda rottura, quindi non è più una falsa rottura, adesso va a ritestare questa zona, volendo potremo traslare anche questa qui giù per capire se abbiamo un canale laterale, una forca di pitch laterale, quindi adesso ritornando su questa zona qui potrebbe ricoprire il corpo, tornare ribassista, oggi è venerdì, quindi non possiamo ancora ricavarne ancora delle informazioni abbastanza chiare, quindi aspettiamo di capire cosa vuole fare il grafico in questa situazione. Ok? Quindi per dollaro yen e per l'euro dollaro all'interno di una congestione, uscita dalla congestione, siamo adesso, diciamo, nella parte ribassista sotto la linea di congestione. Abbiamo abbandonato questo range. Ok? Immaginate che qui sopra, chi era qui sopra, si trova adesso qui. Quindi si trova addirittura sotto un range di mercato. Se noi prendiamo questa candela lunga, anche se non era in congestione, vedete che qui sopra non c'è più tornato. Quindi logicamente qui, a dirvi la verità, non mi aspetto che il prezzo ritorni qui subito. Quindi abbiamo anche qui un effetto di trend, laterale, trend. Quindi questa zona qui è il spostamento di range, spostamento di range, spostamento di range. Ok? Ci siamo, buon sereno weekend a tutti. Curatevi la testa, non il corpo, che poi si parte tutto dalla testa. Cercate di liberare la testa. Lo dico sempre, anche un relax, una birra, che ne so io, una camminata. Cercate di se vi fa piacere un bel piattone di pasta e poi una bella dormita sul divano, serenità, uguale cosa vi dà serenità lo dovete fare, ok? Cercate sempre di rimanere sulla salute, quindi una birra va bene, due anche, ma cinque birre mi sembrano troppe. Comunque va bene anche per Baldoria se si ha qualcosina da, diciamo, non da festeggiare, ma da lo stress, no? Staccare un po', c'è chi magari va in vacanza per staccare, io l'ho già spiegato tante volte, quando io vado in vacanza, sì, o faccio una vacanza di relax, quindi vado veramente a buttarmi sotto il sole, sotto una palma e via, oppure per me colgo sempre l'occasione, se vado in vacanza, mi sposto di un paese perché voglio vedere quel paese, ok?
quindi mi informo le cose da vedere in quel paese. Perché noi nella nostra vita dobbiamo, o meno, abbiamo la possibilità di viaggiare, andare a vedere che cosa c'è dall'altra parte del pianeta Terra, chiaramente. Ok? Buona giornata a tutti e sereno weekend a tutti.